Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Hai visto quanto è bella la Torre degli Elementi? Sì, e non vedo l'ora di scoprire tutte le sue funzioni. Ma lo sai che la Torre degli Elementi è il nucleo della magia del mondo di Gorm? E non è un semplice palazzo, ma un vero e proprio essere vivente. Eh sì, lei è situata al centro dell'isola di Gorm ed è fonte di energia di tutti i Gormiti. Ed è anche il quartiere generale di tutti i Lord ed è protetto da uno scudo d'energia creato dalla fusione dei quattro elementi. Dai Johnny, allora giochiamo! Va bene! Wow, ma è proprio uguale a quella del cartone! Guarda, si aprono le porte! Che bello! E qui c'è il cannone degli elementi! Passami Gred che gli diamo una bella lezione. Guarda, dai, colpiscilo! Miro e sparo! L'hai preso! Sì. Mettilo qua sotto che lo intrappolo! Bam! Ma ci sono pure le trappole! Sì! No, guarda qui! C'è il passaggio segreto! E invece guarda qua cosa c'è! Il manichino! Il manichino! Sì, così i nostri amici gormiti possono esercitarsi e combattere contro i Darkans! Wow! E invece la cosa più bella, secondo me, sono le luci. Guarda, basta girare questo pilastro e cambiano colore. Ma è gormitico! E sai a me cosa è piaciuto di più? Che cosa? Che schiacciando questo bottone esce il fumo! Che bello! Wow! Johnny, lo sai che il fumo è causato dal fuoco? Mm-hmm. E oggi parleremo proprio del fuoco. Eh sì, amici, anche se il fuoco può risultare davvero molto pericoloso, se usato in modo corretto può essere amico dell'uomo. Infatti, quando l'uomo ha iniziato a utilizzarlo, la sua vita è migliorata in meglio. Sì, per esempio, ha introdotto il cibo cotto, in modo da neutralizzare i batteri e le tossine, in modo da rendere la sua vita molto più salutare. Il fuoco è fonte di luce, e quando l'uomo erectus ha iniziato a utilizzarlo, la sua vita è cambiata in meglio perché ha potuto svolgere le sue attività anche durante la notte. E sempre grazie al fuoco ha potuto creare dei manufatti in terracotta che troviamo anche al giorno d'oggi, come ad esempio piatti, vassoi. Come la nostra tazza gormitica che abbiamo in studio. Esatto. Giada, però parlando di cibo cotto mi è venuto un certo languorino. Ho fame. Johnny, prima di tutto come ti sei conciato? E poi cosa stai facendo? Tu non disturbare me. Io preparare per grande battaglia. Io oggi vincere. Tu oggi perdere. Ma ancora con questa storia? Senti, prima di dire altre sciocchezze, iniziamo a giocare. Va bene, questa volta ti batto. Allora, che hai trovato tu? Aspetta un secondo. Ah, io ho Lord Helios. Io ho trovato Koga. Allora, sotto il piede. Ah, sotto il piede ho il numero 7. Io sotto il piede il numero 2. Forse il mio travestimento da indiano può avere un senso. E sulla card il numero 9. Io il numero 6. Sì. Non è giusto. 9 più 7. Solo perché hai fatto una canzoncina hai vinto. 16, segna! E ragazzi, funziona così. Quando uno si prepara e fa l'indiano. Non è giusto. 16 a? Ragazzi. Vabbè, fortuna, la prossima volta rivincerò io. La prossima volta andiamo. Che stai facendo? Ho appena finito di inserire il codice della carta di Achilos. Prova a vedere se si è sbloccato. Allora, vediamo. È vero, si è sbloccato. Fantastico. Dai, allora proviamo a giocare. Allora, andiamo in arena. Ok. E vedi, ci sono tre personaggi contro tre personaggi. Ma si possono cambiare? Sì, in questo modo. Allora, facciamo squadra. Così vediamo quelli che abbiamo sbloccato con i codici. Per esempio... C'è Titano! Va bene, mettiamo Titano al posto di Tifon, va bene? Ok, va bene. Si fa così. Sostituisci, Titano, bam, X. Adesso si fa combatti. E vai, iniziamo questo combattimento. Combattiamo contro i Darkans, vai. Allora, confermo. Ah, vedi? Oh, adesso iniziamo, guarda. Ci sono Zephyr, Titano e Carrion. Basta cliccare così. Tu spari in questo modo e poi puoi scegliere i personaggi. Ma sono identici, c'è il cartone. Sono uguali, sono veramente uguali. Adesso io lo sparo perché Xator... Oh, hai visto? Sì, vai! Carrion, Titano. Mitico. Stiamo vincendo, Giada, stiamo vincendo. Vabbè, con Titano ovvio che si vince. Campi. Guarda Zephyr col turno nel vortice. Bam! Ma anche gli attacchi sono identici. Abbiamo vinto, vittoria. Fantastico. Eh sì, c'è da dire che...
sia i personaggi che gli attacchi sono davvero uguali al cartone. Ma si può anche cambiare la location del posto? Sì, si può cambiare anche il luogo. Praticamente bisogna andare in collezione, okay. Si fa luoghi e vediamo quelli che abbiamo sbloccato. Ah, infatti qua non abbiamo... Esatto, per esempio Darkor. Possiamo combattere a Darkor o possiamo combattere nella, da ovunque, comunque anche in Fortezza Fiamma, eccetera. Che bello, caspita! Sì, è proprio bello. Comunque è davvero semplice sbloccare questa applicazione. Sì, è molto facile. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo che potete sbloccare i codici direttamente dal sito dei Gormiti. E che gli accessi che utilizzate sul sito sono gli stessi che vi servono per giocare con l'app. Per sbloccare i codici nell'app potete utilizzare quelli che trovate nel retro delle card e nelle bustine, mentre gli altri codici che trovate nella linea giocattolo vi servono per sbloccare delle funzioni in più, come per esempio degli sfondi da usare durante le vostre battaglie o dei punti esperienza e moltissimo altro. E mi raccomando, se trovate dei doppioni, caricate il codice anche di questi per aumentare i vostri punti esperienza. Ad esempio, se trovate il doppione di Lord Titano, i punti esperienza andranno a lui e questo serve per far diventare il vostro personaggio sempre più forte ed aumentare di livello. Bene, vi abbiamo spiegato come sia semplice e divertente sbloccare i codici dal sito e ritrovarli direttamente sbloccati nell'app. Presto troverete online un tutorial che vi spiegherà passo dopo passo come fare. Bene ragazzi, è arrivato il momento del disegno gormitico! Nella scorsa puntata vi abbiamo chiesto di disegnare il mio amato Lord Titano. Ah sì, guarda quanti ce ne sono arrivati! Wow, un sacco! Allora, questo ce lo manda Nick Manolesta. Ha disegnato Titano su un diario. Così è anche a scuola. Così anche a scuola è con lui, è vero. Questo ce lo manda Nene Art. È bellissimo! Fantastico, fantastico. Poi guarda come ha usato bene il colore, con tutte le ombre. E questo ce lo regala Charlotte Drawings. Ma ha disegnato anche me, sì, guarda. Ha disegnato anche te su Titano, sei contenta? Sì, e poi dobbiamo ricordare che ce l'ha mandato il giorno del suo compleanno. Esatto, quindi ti vogliamo approfittare e fargli auguri. Poi, Omega Burrito ci regala questa versione un po' geometrica, sì, vero? Di Titano. E Alessandro, su questo foglio a righe, ci manda questa versione di Titano molto molto colorato. Che bello! Che bello, sta sorridendo pure. Sì. L'ha già mangiato, si vede. L'ha mangiato come me. Poi abbiamo Cristina che ci manda questo Titano con dei pastelli. Che bello! È veramente bello, veramente bello. Poi abbiamo questo di Stella, col numero 5, sarà l'età sicuramente, e ci regala questo Titano molto... Con un mega martello Con un mega enorme. Martello! Poi abbiamo Aurora che ci regala questa versione un po' fumetto, no? E praticamente dice... ma lui sarebbe mio guardiano. E c'è Titano che guarda Trek che mangia una barretta di Slogu mentre tiene in mano un Darkens. Poi abbiamo Martina che ci regala Titano con questo bellissimo che bello, anche lei è matita. Esatto, con questa bellissima scritta colorata. E infine Giada. Chi l'ha fatto questo? L'ho fatto io, guardate. Praticamente ho disegnato Titano che dice che ai Darkens che non avranno mai il suo Slogu e c'è lui che lo tiene lo Slogu in mano. Da te non me lo sarei mai aspettato, davvero, cioè proprio. Comunque, andiamo avanti. Però è stato bello. Bellissimo, bravissimo. Ma per la prossima puntata vi chiediamo di disegnare la torre degli elementi. Esatto, mi raccomando. E mandatecela sui nostri social, Facebook e Instagram, per messaggio. Esatto, esatto. Ora Giada, è arrivato finalmente il momento di mangiare. No, forse volevi dire annunciare. Ah, sì, giusto. Annunciare il fortunato vincitore del giveaway. Sei pronto? Vai. The winner is... E il vincitore è... Dark Evil. Ti invitiamo a scriverci a info@giochipreziosi.it per avere tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo bellissimo premio. Giada, loro sono davvero bravissimi. Commentate sempre nel dettaglio la risposta giusta. Però siete stati attenti a questo episodio perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda quiz finale. Così, se rispondete in modo corretto e in modo preciso, potete avere il fantastico gormitico giveaway di oggi. E mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social, Facebook e Instagram, per restare sempre aggiornati e soprattutto iscrivetevi al nostro canale ufficiale YouTube. Giusto. Ora già è arrivato un momento un po' nostalgico della puntata. I nostri amici sono affezionati a tornare indietro nel tempo. E anche oggi c'è un piccolissimo regalo per voi. Ed ecco a voi i personaggi della serie Atomic. Atomic è un remake della seconda serie, con nuove colorazioni e funzionalità per ogni popolo. I personaggi del popolo della Terra si illuminano al buio, quelli del popolo dell'aria e della foresta hanno parti semi-trasparenti. Mentre i personaggi del popolo del mare cambiano colore con il freddo. Ora è arrivato il momento di rispondere ai vostri saluti e alle vostre domande. Vai, allora. Michele Paglianiti,
Ciao, seguo i Gormiti da quando avevo 3 anni, adesso ne ho 11, mi potete salutare? Ma certo! Ciao! Ciao. Poi Moira Quattrocchi ci scrive: ciao, siamo Martina e Stella, ci potete salutare nel prossimo episodio? Grazie! Certo. Ciao. Ciao! Poi Giuseppe Cannata: mi salutate per favore, come tutte le altre 4 puntate. Giuseppe, ormai tu sei un mega affezionato. Non possiamo non salutarti. Ciao! Ciao. Poi Lurin83 ci scrive: grandissimi, ormai mio figlio si è appassionato più che mai. Ha già finito la collezione, comprese le Hyperbeast, Piron e Gorok. Ma sei stato bravissimo. Se potete salutarlo, nella prossima puntata sarà felicissimo. Ma certo, certo. Ciao. Ciao. Ora passiamo alle domande. Matteo Angelozzi ci scrive: inviterete mai Giorgio Vanni in studio? Chi lo sa, continua a seguirci. Continua qua a seguirci. Le sorprese non finiscono mai. E Demis Kayumi ci scrive: scusate, io ho 10 anni, ma se vinco, cosa devo fare? Devi seguire le indicazioni che ti diamo noi in puntata. Giusto. Siete stati in tantissimi a scriverci e vi ringraziamo davvero davvero tanto. Bene, siamo proprio arrivati alla fine di questo episodio e oggi vi vogliamo salutare in una maniera molto particolare. Esatto, perché la prossima puntata non sarà qui, ma saremo ospiti del grandissimo padiglione di Giochi Preziosi alla fiera G Come Giocare a Milano. Ma la cosa gormitica è che saremo online su YouTube il 24 novembre. Così anche voi potete interagire con noi. E non è finita qui, perché io e Johnny saremo lì tutto il giorno per conoscervi e giocare insieme a voi. Mi raccomando, continuate a seguire i social ufficiali di Giochi Preziosi e dei Gormiti, perché... perché vi daremo gli appuntamenti e gli orari per diventare i protagonisti insieme a noi alla fiera G Come Giocare. Vi aspettiamo i numerosi il 24 novembre. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao, ciao.